ragazzi, vi prego di adesso interrompere ogni tipo di conversazione e di predisporvi con attenzione ad ascoltare quello che il luogotenente Francesco Milazzo e il brigadiere capo Galota vorranno comunicarvi. Questo intervento si innesta nell'ambito del progetto di verità a cui la nostra scuola quest'anno ha dedicato molta attenzione. I rappresentanti della Guardia di Finanza qui presenti ci apriranno, diciamo, gli occhi su delle cose su cui a volte non facciamo così tanta attenzione, perché a noi sembra normale, per esempio, acquistare un CD o della merce, una borsa, un paio di scarpe false, ci sembra una cosa del tutto naturale, perché risparmiamo, ma non ci rendiamo conto che stiamo facendo un danno alla comunità e a noi stessi. Oppure cerchiamo tutti i modi, tutte le escamotage per non pagare una tassa che nel nostro bilancio annuale familiare ha un piccolo peso, ma non consideriamo che se molti di noi fanno così, il danno si ripercuoterà poi su noi stessi. Per non parlare poi di un'altra tematica, che è quella degli stupefacenti, che è qualcosa che riguarda maggiormente appunto la vostra fascia di età. A volte non riflettiamo bene su determinate cose, quindi questa è un'occasione proprio per ponderare un po' meglio e per aprire gli occhi su delle realtà che a volte trascuriamo. Quindi vi prego, vi invito a essere molto attenti su queste riflessioni che ci verranno proposte. Arrivederci. Grazie, buongiorno a tutti. La professoressa mi ha già presentato, sono il luogotenente Milazzo, Francesco Milazzo, comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Piazza Alberina. Il nostro comando è strutturato che comprende, diciamo, una competenza su più paesi, quindi tra i quali c'è Barafrane, Piazza Alberina, la Guardia di Finanza di Piazza Alberina sovrintende i controlli sui comuni di Piazza Alberina, Idone, Barafranca e Pietra Persia. Detto questo, il progetto è stato presentato, quindi questo è un progetto a livello centralizzato tra la Guardia di Finanza, quindi un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione. Si chiama progetto legalità economica, quindi che è un po' la caratteristica della Guardia di Finanza, ecco, la polizia economico-finanziaria. Per cui noi cercheremo di affrontare delle tematiche come corpo di polizia che un po' sono uniche nella trattazione. Noi parleremo di comparto delle entrate, quindi evasione fiscale vuol dire contrasto all'evasione fiscale, cioè tutelare il bilancio dello Stato per quanto riguarda le entrate, quindi far sì che tutti paghino le tasse regolarmente. E dall'altra parte noi abbiamo anche il contrasto allo spreco del denaro pubblico, perché da una parte il denaro è giusto che debba entrare nelle casse dello Stato, ma dall'altra parte lo Stato, come una grande famiglia, è giusto che lo spenda bene, altrimenti non è servito a niente. Tassare, tartassare, come dice qualcuno, tartassare i contribuenti, se poi questo denaro viene sprecato, quando viene esageratamente in certi comparti spese. Beh, noi faremo vedere, diciamo, dei filmati, sono dei filmati reali dove si vede il corpo che è in azione nelle varie attività. È un corpo che affronta, ecco, non è solo la tematica dell'evasione, del contrasto, ecco, è impegnato un po' in tutti i settori. Noi vedremo in questi filmati la Guardia di Finanza impegnata con mezzi aerei e terrestri. Vi chiederete, ma è possibile tutti questi aerei? In effetti la Guardia di Finanza vi sembrerà strano, ma è il corpo di polizia che è dotato di maggiori mezzi. Questo c'è una spiegazione, perché è nata come corpo per la tutela delle frontiere, sempre dal punto di vista economico. Quindi poi con l'evoluzione, il contrabbando delle sigarette che comportava un grosso gettito, quindi un'attenzione particolare per il gettito dello Stato, ha fatto sì che venisse dotata di mezzi aerei e navali per contrastare, perché il contrabbando avveniva via mare, soprattutto nel canale di Otranto, tra l'Albania
e la Puglia c'erano appena 100 km, per cui lì si muovevano con mezzi veloci, quindi la Guardia di Finanza è stata dotata. Nel tempo un po' questo è sminuito, ma è stato, diciamo, come dire, utilizzato, ecco, questo patrimonio di mezzi ultimamente viene impiegato anche nelle operazioni di soccorso, ecco, l'emergenza che noi conosciamo tutti nel Mediterraneo fa sì che servono dei corpi di polizia impegnati, ecco, la Guardia di Finanza sta dando, continua a dare sempre il suo apporto, quindi vedremo spesso nei nostri filmati, ecco, queste operazioni di soccorso con elicotteri, aerei, che sia altro, ma soprattutto imbarcazioni. Allora io direi, partiamo subito con un piccolo già filmato, poi un'altra presentazione, ecco, con dei personaggi, ecco, a cartone animati, però in effetti che presentano il corpo. Vedremo altri filmati e poi soprattutto mi piace che ci riserviamo, visto che voi siete studenti di scuole superiori, ci riserviamo uno spazio dove poter dialogare, poter manifestare qualche riflessione, in qualche modo aprire un dialogo, un dibattito, come voi preferite. La Polizia Finanziaria, tra le sue molte missioni, ha quella di combattere l'evasione fiscale. Come saprete, lo Stato, per garantire alla collettività importanti servizi sociali, quali ad esempio la sanità e l'istruzione, ha bisogno del contributo di ogni individuo. Chi evade le tasse non compie solo una violazione della legge, ma danneggia tutta la società, soprattutto a scapito dei più deboli. La polizia economica ha compiti molto specifici, per esempio identifica i soldi falsi e arresta chi li fabbrica. Fate attenzione, perché non esistono solo banconote false, ma anche monete da 1 o 2 euro. La polizia giudiziaria è l'attività che ci porta a combattere contro la criminalità, compresa quella organizzata. Il riciclaggio di denaro sporco, cioè l'acquisto di importanti beni con denaro proveniente da gravi reati, e il traffico di droga sono due tra i crimini che ci troviamo più spesso a fronteggiare. In questa attività rivestono un ruolo importante anche le nostre imbarcazioni e i nostri elicotteri. Infine c'è la polizia di sicurezza, che consente di prevenire i reati. In tale ambito si inserisce a pieno titolo il nostro braccio operativo, i Baschi Verdi. Questa unità di elite ha compiti estremamente pericolosi, come l'antiterrorismo pronto impiego, la sorveglianza degli aeroporti per prevenire possibili attentati e la caccia ai malviventi più pericolosi. Non hanno paura di niente, i Baschi Verdi sono sempre i primi a entrare in azione. Tra i nostri principali alleati nella lotta al crimine ci sono anche i nostri amici a quattro zampe. Operando all'interno dell'unità cinofile con il loro infallibile fiuto, i cani della Guardia di Finanza sono di grandissimo aiuto in molte attività, tra le quali l'antidroga e il salvataggio di vite umane, soprattutto a seguito di calamità. Ci sarebbe ancora tanto da dire sulla Guardia di Finanza,
ma speriamo di avervi dato almeno un'idea dei suoi compiti principali. Cari ragazzi, ricordate sempre, la Guardia di Finanza fa il massimo per garantire ai cittadini la sicurezza economica e finanziaria, ma è necessario che tutti rispettino le regole. E per questo lo Stato ha bisogno anche di voi. Sì, proprio di voi, ragazzi, perché lo Stato siamo tutti noi.